secolo ho venduto il mio abbecedario. L'abbecedario per cui il tuo babbo ha venduto la sua unica giacca? Poveretto. Ah, che storia triste. E ora il babbo sta aspettando che il suo figlioletto torni a casa. Ah, è la storia più triste che abbia mai sentito. Signor Mangiafuoco, va tutto bene? Oh, non va bene niente. Pensare che ti ho quasi tolto il tuo babbo, io sono un mostro. Ma voi non siete affatto un mostro, perché avete deciso di lasciarmi andare, ed è questo che conta. E bambino gentile, il tuo babbo deve essere molto orgoglioso di te. Ma ora basta. Oramai la marea sta cambiando. È tempo che io parta per le Americhe. E che tu torni a casa. Tieni, prendi queste 5 monete d'oro e portale subito al tuo babbo. E digli che mi dispiace di averti trattenuto. Ma in fondo io non potevo proprio sapere. Una storia così bella, non trovi? Così, così triste. Sì, ma che ne sarà dei miei amici? Promettete che non userete per accendere il fuoco? Te lo prometto. Stato buono, Pinocchio! Salutaci il tuo bambino! Salutaci distintamente a tutti! Cinque monete d'oro. Ma il nostro caro amico, oh caro, ci rivede. Allora, che avete fatto? Oh, beh, siamo stati in giro un po' qua un po' là, abbiamo visitato alcuni conoscenti e... non abbiamo mangiato. E voi diteci la vostra giornata invece comandata, gentile signore. Prima ho incontrato un certo mangiafuoco che mi voleva portare nelle Americhe. Ma poi, prima che me ne andassi, mi ha regalato 5 monete d'oro. 5 monete d'oro? Che orecchio che io avrei dovuto fare il musicista. Devo stare attento a non perderle. Vado a casa, le voglio dare al mio babbo. Ah, va, certo. Ma ecco, perché portargli soltanto 5 monete quando potreste portargliene 500? Noi conosciamo un posto segretissimo, un posto incantato, speciale. Noi conosciamo un posto segretissimo, incantato, non la mai. Si chiama Campo dei Miracoli. Se si pianta una moneta nel campo, in brevissimo tempo, vedrai spuntare un bel alberello carico di monete sonanti e tintinnanti appese ai rami. Ma allora perché noi non ci siamo mai andati? Oh, ti prego, mamma, portatelo via! E dov'è questo campo? È lontano? Fin troppo, direi, per arrivarci a stomaco vuoto. Ma credo che ci sia giusto un'osteria qui vicino, se non sbaglio. Dico bene? Te l'ho detto prima, no? Ma dirmelo di nuovo. Ah, certo. Seguitemi. Di lì. Di là. Aspetta un momento. Non penso che sia una buona idea che tu vada con quei due tipi strampalati. Sembrano due furfanti. Ma no, loro sono miei amici. Tu li agi troppo. Non capisci le persone come le capisco io. Pinocchio, come tua invisibile guida personale nominata ufficialmente, ti proibisco di andare con loro. Pinocchio! Pinocchio! Ma non pensi al tuo povero babbo? Non sarà più povero dopo che sarò stato al Campo dei Miracoli.
parla da solo? E poi si dice che lo scemo sono io. Ci vediamo. Arrangiati, fatti tuoi, fa quel che ti pare. Io ci rinuncio, basta. Non ne posso più. E mentre Geppetto si dirigeva al mare, Pinocchio e i suoi amici si recavano a cena all'osteria del Gambero Rosso. Nessuno di loro aveva appetito. Il povero gatto, sentendosi gravemente indisposto di stomaco, non poté mangiare altro che 35 triglie con salsa di pomodoro e 4 porzioni di trippa alla parmigiana. La volpe si fece portare per tornagusto un cibreino di pernici, di starne, di conigli, di ranocchie, di lucertole e d'uva paradisa. Poi non volle altro. Pinocchio fu l'unico a non toccar cibo. Pinocchio, amico caro, cosa c'è? Non mangiate nulla? Non ho molta fame. Sto pensando a quello che farò con tutte queste monete d'oro. Ah, comprerò una giacca nuova al mio babbo. E un abbecedario per la scuola. Bravo, bravo. Ottimi propositi lodevoli. Non sei d'accordo, fratello? Per ringraziarvi della vostra bontà, saccherò un ramo di monete e lo darò a voi. Ma giammai! Questa è un'offesa nei nostri confronti. Noi non stiamo facendo tutto questo per un volgare tornaconto, non è vero? Ah no? No, certo, no! Non lo facciamo per questo. No. No. Dall'altro vino, per favore. Altro vino? Subito, signori. Che fortuna aver incontrato due amici come voi. Più che amici, direi. Fratelli. Già. Il mio bambino! No! No, Pinocchio! C'è il mio bambino lì! Tornate indietro, fermatevi! Cosa volete fare? È su quella barca, lo so! Pinocchio! Pinocchio! Ho perduto mio figlio! È su quella barca, guardate, il suo cappello! Ho perduto mio figlio! Mi dispiace tanto. Io ti troverò. Te lo prometto, figlio mio. Io ti troverò. E ti riporterò a casa, Pinocchio. Te lo prometto.